Dici qualche indiscrezione che nessuno sa su di te e tua moglie. Ah, il segreto di Mana, l'esercito. Che soda, eh. E non c'è neanche un pelo nel naso, eh. Questo è stato sviluppato da un italiano. Davvero? Marco Togni. Sebastiano, Serafini e Tommaso ci portano a zonzo per Tokyo, visitando la mecca dei nerd, ovvero Akihabara. Attenzione, attenzione, oggi farò un video che non si muove. Ma è comodissimo. E poi? E così non trema? Trema di meno. Bene, oh mio Dio, sei bellissimo. Andiamo a vedere un po' di giapponesi minchiate. Siamo dentro a Yodobashi Camera, giusto? Guardate, qua ci sono le action figure. La corazzata Yamato. Oh! Dici qualche indiscrezione che nessuno sa su di te e tua moglie. No, non ci abbiamo scheletri nell'armadio. Per il momento almeno non ce l'abbiamo. Allora, io vado avanti a fare video. Devo dire che è proprio noiosissima sta parte. Ok, andiamo a vedere la parte più bella. Uomini nudi. Cioè, vedi, cioè, però almeno c'è la par condition. Ah, qua c'è One Piece. Qua costano un fottio comunque le action figure, eh. Queste sono tutte le ristampe di Ken. Io ho sia gli originali che questi, tutti. Sì? Marco Togni dovrebbe fare il cosplay di questo, mi ha detto, quando torna a fare video. Questi personaggini veramente stanno impazzendo. Sì. No, questi devo dire che ho dei follower che mi seguono, che seguo anche il loro canale, che ogni giorno ne mettono su di nuovi. Ma sono bellissimi questi. Puff, marshmallow. Ah, questo è no, questo ha senso comunque, questo avrebbe un po' di senso. Ma tra l'altro lo fanno anche degli youtuber, perché ho visto quello di Vegas ieri, dei Mates. Vegas. Sì, dei Mates. Wow, Ghostbusters. Questo è bellissimo. È lo slime. Perché io quando mi dice slime penso sempre a Dragon Quest. Never. Cosa vuoi dire? Certo. Qual era il tuo film più bello? Ghostbusters. Questa com'è che si chiamava, scusa? Sakura? La carta magica? Mio Dio, questo era il personaggino. Cos'è? Ma questa è la versione un po' kawaii. No, questa è la... Sì, no, sì, però dico lui. Il personaggio Parrutto. Perché poi l'hanno... Tu l'hai visto il reboot? Neanche non l'ho visto. Mi rifiuto di... Perché ci sono donne? No, assolutamente, non è per quello. Ma perché dopo che è morto Harold Ramis e soprattutto Bill Murray, anni fa Bill Murray, Peter Bergman, si è rifiutato di fare il seguito. Perché? E hanno rebuttato, perché lui ormai fa i video, fa i film impegnati, e quindi hanno, per non buttare via tutto quello che hanno investito, sono andati a fare il remake, il reboot con le che a me stanno anche simpatica, una delle attrici. Prima che per me è un film storico, che mi dai prima il film. E il tuo film preferito di sempre? Il Padrino. Il Padrino? Segue Jurassic Park. Beh, è difficile dire, perché io sono un gran appassionato di cinema. Sì? Quando ero piccolo, Ghostbusters, La storia infinita, sono quelli di Guerre Stellari. Guerre Stellari. Però se devo dire un film in assoluto, Il Padrino. Il Padrino, ma dai. E il tuo music video preferito? Qual è il tuo music video preferito? Sicuramente Alive di Sebastiano Tarantino. Ma dai! Per chi non si è visto Alive, trailer! Bene. A me piace tantissimo un video vecchissimo di questi. Non mi ricordo neanche la canzone. Ma anche quello lì, non lo so, quello là che sono tutti là che guardano il cielo. C'è uno per terra che non si sa cosa fa. Però non, te lo faccio vedere perché è un video bellissimo. Cioè, come video ti parlo, non la canzone. Non mi viene in mente. Oh mio Dio, ci sono tutti i Pokémon. A voi piace? A me piaceva un sacco Vulpix. A te qual è il tuo Pokémon preferito? Io quando sono uscito i Pokémon avevo 20 anni, quindi. Davvero? Non te ne frega niente. Io avevo 17, insomma. Io il mio preferito. Devo dire uno. Ho giocato a Pokémon Go. Ah sì? Sì. Vaporeon. Vaporeon? Qual è Vaporeon? Vaporeon è l'evoluzione di Eevee. Quello di fuoco! No, Vaporeon è. Non mi ricordo, no. Vabbè, siamo troppo ignoranti. Comunque questo Eevee mi piace. E sono anche. A me è sempre piaciuto anche Charmander. No, questa è l'evoluzione, non mi viene il nome. Scusa, ma secondo te, adesso qua domanda importante, no? Chi è? Questa è Rosalina o Rosetta. È la nuova principessa. Questa è un po' bruttina. Ti piace di più Rosetta, Peach, che è questa, o Daisy? Peach, vabbè, per forza. Peach è la più bella, sì, Peach. Però qua è bruttissima questa Peach. Cap. L'hai giocato su È quello di Super Mario Party? Odyssey. Ah, no, ancora no, devo comprare. Ho comprato Switch per comprare giocare a Super Mario. No, anch'io se comprassi la Switch. Ma io la compro appena esce il nuovo Project Zero.
il segreto di Mana. Vediamo il segreto, lo vediamo dietro. E questo è il segreto di Mana. Monster Hunter World, gran successo in Giappone. Davvero? Sì. Monster Hunter, ancora? È uscito la settimana passata. Metal Gear Rising, è uscito? Metal Gear Survive, a mio modo di vedere, è il primo passo di Konami per distruggere il brand di Metal Gear. Dopo che è andato via Kojima... A questo farà cagare? No, però questo qui è praticamente il Metal Gear Action con gli zombie. Cioè... Ah, capito? Praticamente è Resident Evil 4. Però è sembra un po' Tomb Raider. No, no, che Tomb Raider. Beh, Tomb Raider, quelli nuovi sono belli, scusa. Non mi è mai piaciuto Tomb Raider. No, no, quelli Metal nuovi Gear di Tomb Raider sono bellissimi. Allora, guarda, se ne dici un'altra. A 4.160 yen. Costa anche, non costa neanche tanto. Costa pochissimo. È bellissimo, guarda che grafica. Sono bellissime queste creature. Monster Hunter ci voglio giocare anch'io. È il famoso Famitsu. Famitsu. Questa è la Bibbia del videogiocatore a livello mondiale. Eh sì, ah, a livello ora mondiale. Io ho smesso di comprare, vabbè, ora no, ma. E tu eri un grande nerdone da piccolo, di la verità. So ancora. Ma sono bellissime queste creature, no, io veramente sono... Io non ho mai giocato, ce l'avevo ma non l'ho mai giocato. Oh mio Dio, e hai comprato, vero, Splatoon? Splatoon ce l'ho, sì. Splatoon è bellissimo, questo anche deve essere un gioco carino. Questo è stato sviluppato da un italiano. Davvero? Marco Togni, è lui? No, non mi ricordo come si chiama, comunque... L'idea è partita da un italiano? Sì. Questo sembra un gioco divertentissimo, super demenziale. Mario più i Rabbids, che sono i... Questi personaggi creati da Ubisoft. Ma dai, Ubisoft che è quello di Rayman. Anche a me piace Kirby. Questo è un gioco che non so se comprare o no. Praticamente è un simulatore di batteria. Di batterie? Sì, con i giochi. Ah, questa è la nostra Kumiko Arai. Suona la batteria. È lei? Sì. È strano una ragazza che suona la batteria. Però è figo. La Nintendo minuscola. Super Nintendo. Sì, la Super Nintendo minuscola. E qua c'entra, e quindi anche le cassette no, sono... No, non c'è niente, sono giochi preinstallati dentro. Ah! E quanti giochi ci sono dentro? 21. E basta? No, però è bellissimo. E quanto costa, scusa? 7.980. Beh, neanche tantissimo, no, dai. Rayman è rimasto vivo. Si deve aver fatto soldi con i giochi per il cellulare. Perché era un po' sparito Rayman. Io adoro lo Splatoon. È bello, però. Lo sai che dovevano fare anche il colore bianco e rosso, però l'hanno sostituito con l'argento e non so quale altro, forse il verde, perché sai, il rosso sembrava troppo sangue e anche il bianco poteva. Vabbè. Ha avuto successo in tutto il mondo. Però in Giappone. Ma tra l'altro, se vedete dei giocatori giapponesi giocare online, spegnete la console perché non potete vincere. Ma la Switch ha proprio preso tutto. Ti ha mai proposto qualcuno di far ping pong in Giappone? A me sì, tantissime volte, ti giuro. Ma ti giuro che a me, a Shinjuku, me l'hanno chiesto tantissimo di fare ping pong. O soprattutto di fare l'osto. Quello proprio tutte le volte che vado a Shinjuku. Però mi sa di una tristezza. Ma io soprattutto fatto... perché a te ti verrebbero solamente signori sulla sessantina? No, in realtà no, su quello no, arrivano delle pazze. Quando vedi gli appuntamenti con i host a Shinjuku, si riconoscono da 500.000 metri. Sì. Perché vedi una ferma da una parte, generalmente sulla mezza età, e poi arriva uno più o meno con capelli come te. Cioè... Ma guarda come mi insulta? No, che insulta, però è vero, Cioè questa è la non è che tu c'hai i capelli host, tu c'hai i capelli da figo alla giapponese. Ah, ok, vabbè, sì, diciamo che... No, dai, lo sai, il capello che va in Giappone. No, vabbè, in grandezza naturale questa. Secondo me sì, perché se gli togli questo qui più o meno è andata 4 metri. E non c'ha neanche un pelo nel naso, Neanche una ruga. Neanche una ruga, però che soda, Gnocchi di bambù. Gnocchi di bambù è una terminologia che esce più volte nei miei video. Tipo a cazzo, no? Sono quei termini che uso. Ah, ma questa è l'ex morosa di Super Mario. Paolina. Vedete ragazze, se voi studiate, anche se magari siete fidanzate con un personaggio famoso, se studiate magari non diventerete magari la principessa Peach, però avete comunque la possibilità di diventare sindaca di... Di, non mi ricordo come si chiama. Di Odissea. No, non si chiama Odissea. Non mi ricordo. Vabbè, come si chiama la città. Sindaci comunque, non è male. E andiamo qua a vedere Guerre Stellari. L'esercito! Questo è bellissimo, scusa. Quanto
ti costerà comprarli tutti questi? Questi costano un boato di soldi. Spero che vi sia piaciuto questo tour della nerdaggine. Ditemi qual è il vostro gioco preferito nei commenti. Ciao a tutte le gnocche di bambù. Ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.